Chi è qui? La morte ci abbiamo contro. Smart Dummies. Ti chiami Smart Dummies, sembra un nome abbastanza stupido, e però tu ci metti quel cristiano cattivo così. Ho vinto il dado, attenzione! È vinta, raga, è vinta. Secondo. Secondo. Incredibile. Bella vita, spettatori. Vi ricordo, ho cambiato orari per le live lunedì, mercoledì e venerdì. 20, 30, 21. Un'oretta, massimo due, no, un'oretta da live. Ah, io tra l'altro ho sbustato anche e richiamato la tomba, perché tutti i giorni che non sono andato in live ho farmato come un cane secco. E quindi. Oh, questo gioca BA! Questo gioca BA! Questo gioca BA! Parte la guida tour del mondo sotterraneo, attenzione! Povero BA! Povero giocatore di BA! Gli farò un bel richiamato sulla tomba su Ciro e sarà finita. No, no. Gemelli svincolati, attenzione! Questo gioca. Non so che mazzo gioca, allora questo lo dovresti conoscere tu. Nightshrud, ecco, Nightshrud si chiamava, non mi ricordavo il nome. Ok, questo non ha fatto niente, non ha fatto Dante, io avrei fatto Dante. Io avrei fatto Dante, perché non hai fatto Dante? Per quale stupido motivo non hai fatto Dante? Che fa, que? Non può curare specialmente, distruggi. Ma qui è senza effetti, se quest'arte viene distrutta all'effetto di una carta, accidenti. Vabbè, evoca qualcuno dal mazzo. Ok. Allora. Io per non sapere né scrivere né piagne faccio sepoltura sciocca. Giusto. Tanto abbiamo una protezione all'entrap. Ora, se non mi sbaglio, Overtex partiva, no? Perché non mi ricordo. Non mi ricordo, non mi ricordo. Ok, veniamo andare al cimitero da un affetto di una carta. Dai, è così. Oh, l'ho trovato oggi, cazzo, l'ho trovato. E non funziona, non parte. Non parte. Non parte il nostro dinosauro. Credibile. Anche se c'è scritto che se questa carta viene mandata al cimitero dall'effetto di una carta. Evidentemente sepoltura sciocca. Non è una carta. Ok. Quindi cosa possiamo fare? Facciamo gaggio, gli spacchiamo. Perché se gli spacco succede il bordello. No, va bene, giochiamo così. Giochiamo così, facciamogli il kaiju sullo svincolato, visto che non li conosco e so solo che partono quando si spaccano. Quindi va bene. Ok. No. Ah, mo ogni volta mi dice attiva l'effetto. Vuoi attivare l'effetto? Sei sicuro che non vuoi attivare l'effetto? Incredibile. Gadarla. Attenzione, la grande falena. Mo cambio nome da bastardo, mi chiamo Brukido95. Lo chiamo pure il Rex gigante, tanto ormai la partita è una puttana. Io volevo fare qualcosa con quella pillola, ma non va. Non va, non andava. Porca miseria. Ok, Battle Face. Questo ci avrà forza riflessa, fa capire che c'ha. Non conosco il mazzo. Intanto gli attacco qui. Hai dichiarato battaglia? No. Buchino Dash. Buchino Bash. Brukido Bash. Brukido Bash mi chiamo. Vabbè, mille gliele molevati. Attenzione, si sa che è scritto Bukido Ash, Brukido, Brukido Bash. Attacchiamo pure con Gadarla. Bella P5 Spect. No, non voglio attivare l'effetto della carta, ma guarda tu, me lo chiede sempre. Vuoi sempre attivare questo effetto della carta? Incredibile. Su. Oh, mi sta salire la voglia di far mazzo insetto. Mi sta salire la voglia di far mazzo insetto. Quanto sta laggando sto Cristiano, però, quanto sta laggando? Cioè, c'è ancora il coso dell'attacco? Abominevole uomo delle nevi. Chi è que? Greve, sì. Distrugge una carta sul terreno. No, Greve, sì. C'ha 3000. Greve, quel grosso. No, no, Gadarla. Ok. Oggi impareremo gli svincolati. Grosso. Gagliardo. È fico. È molto figo, direi che è molto figo, sì. Ok. Vorrei andare in Memphis 2 se posso, posso? Oh, posso? Grazie. Quindi io adesso. No, non gliele spacco, gliele spacchiamo dopo al massimo. Gliele spacco dopo, poi attivo le chiamate della tromba. Bene, stiamo facendo una blind. Per chi si fosse connesso adesso, stiamo facendo. Un blind game contro un blind game contro gli svincolati perché non li conosco. Quindi, pardon, non mi offendete per favore, sennò poi mi impicco.
Gli dibannai tutto, eh sì, mo stecchiate troppo. Battleface. Ma questo penso che ha fatto un po' così così il mazzo, eh. Cioè, non ha fatto niente adesso. Io avrei fatto qualcosa. Però vabbè. Mo' gli devo bannare quello, perché ho letto che questo quando viene spaccato si speciala dal cimitero. All'end phase. Una cosa del genere, mi pare. Mayfest 2, ok, no. Cambio del turno. Oh, Ermisto, signori, Ermisto, eccolo qua, Ermisto. Fammi vedere. Fammi vedere, fammi vedere. Ce l'ho due dinosauri da bannare. Ce l'ho. Ok, facciamo sonno interrotto, Kaiju. Vai, vai col sonno interrotto. Svegliatevi tutti, Kaiju. Il grande Bash ti chiama. Allora, sul tuo terreno io mi evocherei Dogoran sul mio terreno, invece da lui il poro Gamaziel. Gamaziel che ha sempre gli schiaffi, puretto. Ok, vediamo adesso se succede qualcosa. Io mi rileggo qui. Se questa carta... Ok, una volta per turno, durante l'end phase, questa carta al cimitero perché sta distrutta? No. Poi guarda, specialmente questa carta, mettila in fondo, ma mettila in fondo, si sa come sto a parlare oggi. Eccolo! L'effetto di Boinemone svincolata è stata attivata, sì? Ora vediamo se funziona. È la stessa carta. Vediamo se funziona. Adesso gliela banno. Tecnicamente si dovrebbe negare pure quello in mano, no? O no, non credo. Boh, non mi ricordo. Vediamo. È tutto da provare. È tutto da provare. Vediamo. Vediamo. Vediamo se lo nega. Oh, lo nega, attenzione, è incredibile. Tiro il culo questo bastardo. Ok. Ora, evochiamo. Ce la faremo! Ce la faremo! C'ho 132 secondi. Fammi pensare cosa posso fare. Potrei bannarmi Rex Gigante, però poi Rex Gigante non può attaccare, quindi è inutile. Meglio fargli 1800 danni. È meglio fargli 1800 danni che zero. Poi gli le famo pure di più, gli le famo 2006 se tutto va bene, ma non ci credo, ma non ci credo che tutto andrà bene. Ce la faremo! Madonna, comunque è greve giocare contro i svincolati, eh. Sono tosti. Ce la faremo! Ce la faremo! Guarda quanto pensa questo. Eccolo un altro, spirito oscuro del bando. Oh, si chiama spirito oscuro del bando, veramente! No, incredibile. Il bando, signori. Anna il bando. Oh, che è sta mafia? Questa è una mafia. No, è una mafia grossa il bando. Dalla chat ci dicono sempre meglio un culo gelato che un gelato in culo. No, Greve, sì. Ma il bando è troppo forte, Anna è il bando. Entro nel bando, sopra il booster, mangio tutto. No, com'era tipo... Non mi ricordo la canzone com'era, tipo... La panna sull'hamburger, mangio tutto, pure i dolci, lecco le buste, non mi ricordo invece la canzone. Ah, panna sull'hamburger, mi mangio tutto, le confetture, lecco pure le buste. Ah, sì, era quella. Cosa faccio? Adesso sono un po' inculato. No, vabbè, niente, raga, sta partita è un po' ambigua, io non... È un po' così. È un po' così, è un po' come quelli che giocano a mina mistica, sta partita. È un po' così. C'è da capirla. Greve, sì, ma è Gagliardo, ti sei preso un bel archetipo, un bel archetripo. Certo che c'ho una sfiga, c'ho un mazzo che praticamente sfonda tutto il meta e mi mette contro tutti sti cristiani che non fanno manco una cosa dall'extra deck. Che palle. Che noia, sì. Che farà questo? Occhio che ti linka con mostri tuoi. Me linkasse, tanto qui... Lo so che mi linka, però, insomma... Questo pensa, sta lì che fa, penso. Non ho mai provato questo mazzo contro Leon Shined, quindi vedremo se regge, regge l'affronto. Mi pare di giocare contro tipo, cioè, il gameplay sembra un po' quello di coso, come si chiama? È un po' la psiframe, no? Cioè, se io mi faccio le cazzi mie non fa niente.
solo quando gli le spacco fa le cose, cioè gioca un po' con l'avversario. Quindi adesso inizio a non pensare. Il mio mazzo diventa True Drago, vinco. Perché adesso sicuramente gli ammazzo il mio Kaiju e lui fa robe. Spirito scuro del bando. Oh, l'impermanence che non ci serviva adesso. Però va bene. Apprezziamo la nostra impermanence. Ora, io non so cosa fare contro questo mazzo. Se non attaccare il mio Kaiju. Ma se attacco il mio Kaiju succede roba. Quello c'ha 3000. Tanto se faccio. Chi potrei fare? Chi potrei fare? 160 secondi di tempo, vediamo chi posso fare. Potrei fare il drago calibro carica, no? No, perché poi lui me linka. Boh, non so come giocarci, sinceramente, non ci ho mai giocato, quindi. Nel dubbio adesso, boh, tiriamo dritto. Facciamo come fanno i dinosauri. Si fa tutto da solo, Unchained. È tipo un matto praticamente, fa tutto da solo. Questo c'è effetto negato. E no, prima è successo qualcosa, sì. Prima è successo qualcosa, che dici, oh? Greve. Certo, questo è un bucio di culo enorme, eh. Cioè ce l'aveva tutti e tre. Nibiru in mano c'aveva? Greve? No, bro! È finita! Ho perso, greve, sì. C'aveva Nibiru in mano, sto infame. Sto infame. Ok, forse questa la perdiamo, però. Proviamo. Allora, io nel dubbio provo a fare. Tanto famo sono interrotto Kaiju, mi tutoro un Kaiju e mi prendo. Mi tocca prendere Gadarla. Meglio darla. Allora, questo qua solamente se viene distrutto al terreno al cimitero. Ok, quindi io direi di fargli un bel Kaiju. Peccato che. Cioè, peccato, peccato! Allora, io vi direi che la cosa migliore è fargli il Kaiju. Sì, sti cazzi, glielo devo fare. Devo levargli, quelli lì sono troppo grevi. Quelli si spaccano attorno all'end phase. Quindi noi glieli tributiamo. Penso che sia una cosa più che ragionevole tributarglieli, no? Poi, cerchiamo di imbastire la difesa. No, riparte Spirito Scuro del Bando. Greve, che cazzo fa Spirito Scuro del Bando? Vengo comandi al cimitero. Grevez, sì, lo scuro del bando è enorme. Non finisce più. La panna sull'hamburger, mangio tutto, le confetture, lecco pure le buste. Attenzione, Mistosauro. Quattro carte potrei fare, quattro carte. O famo due. No, famo due. Famo due. Rex gigante. E via. No, prendiamo Baby Cera in difesa, tanto poi si spacca al land. Dovrebbe partire Rex gigante. Mi si era preso un colpo. Rex gigante, pensaci tu. Fammi controllare il campo. Quante carte c'ho qui? Non me le fa contare. Ho bannato due dinosauri e il terzo era un dinosauro? No, il terzo era solo Kaiju interrotto. Ok, quindi quanto guadagna? 2,4 va a 2,6. Però in difesa c'ha 1,2. È meglio metterlo in attacco. È meglio metterlo in attacco. 2,2. Ok, perfetto. La mia matematica è ambigua. Va bene. Au, su. Forza un po'. E dai. Akiko, muovite. Su. E pensa, c'ho 36 secondi, se non si muove questo. Non si muove. Oh. Sta pensando. Penso. Oh, è ripartito il tempo. È ripartito il tempo. Ok, il mio l'ho fatto. Dai, 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 passa, su. Fammi fare l'end phase, bro. Madonna, ogni volta che fa una cosa questo pensa.
Ero rimasto a 28 secondi. No, mi chiedo Viraptor, lo metto in attacco, non me ne frega niente. C'ha 500 di difesa, metti caso che mette giù uno che c'ha 1000, me lo ammazzo. Meglio fa così. Attiviamo Oviraptor. Sta a pensare come d'asse. Metti tiranno. Metti tiranno. C'ha l'impermanenza coperta. E il tiranno qui non c'entra più. Grevezi. Era la mia unica occasione questa. Ho perso. Allora, quello è. Il mio intento era quello. Però c'è un'impermanenza coperta. Grevezi. Battleface. Possiamo ancora sperare nel cuore delle carte. Possiamo ancora sperare nel cuore delle carte. Perché magari pesco il tiranno, magari pesco un mostro resuscitato. Vediamo. Ha in mano c'ha lo spirito del bando. Che mangia pure le buste. Mephist 2. Eccolo che evoca la gemelli svincolati, Rakea. Rachela. Effetto rapido. Spacca una carta. Greve. Oh. E chi è questo? Enorme. Eccolo, anima svincolata dell'angoscia. Tanto me la mette dove ho messo l'impermanence. Dab. Tutto studiato perché devi vedere il terreno al contrario, capito? Allora, puoi scegliere un bersaglio mostro scuro al tuo avversario. Evoca Link, un mostro Link oscurità, utilizzando solo quel mostro dell'avversario e questa carta che controlli. E questo che è Link 3. Due più mostri compreso una mina svincolata. Quindi tecnicamente adesso lui mi rifà questo. Secondo la mia logica, no? Ok, mi rifà quello. Secondo la mia logica rifà quello. Poi non lo so, magari mi sbaglio, eh. È blend. No, ok, ha fatto quello enorme, quello grosso. Mettimelo lì, bravo. Ok, vediamo cosa fa. Se uno ha più carte sul terreno, vengono distrutti gli effetti di una carta, eccetto da lui, distrugge una carta sul terreno. Quando un altro mostro viene distrutto in battaglia, distrugge una carta sul terreno. Durante l'end phase, no, che sta a fa? Distruggila. Vabbè, allora gliel'attivo, affanculo. Niente, rip. A caso, della serie usala, usala, usala. Eccolo, incredibile. Non fa un cazzo questa, beh. Rifammi legge che... Vabbè, gliela spacco, succede niente, no? Oh, vero? Buono. Perché chi dice se questa carta viene distrutta? Dice se un'altra carta. Se una più carte ottengono distrutto l'effetto. Ma non penso che vale, no? Non triggera nulla. Oh, buono. Buono a sapesse. Però mi sa che evoca il bando. Evoca il bando, no? Però vabbè, oh, sti cazzi. Ma che me frega. Giù, giù, giù. Distrugge tutti questi pozioni d'attacco. Giù, spacca. Giù. Furmini, furmini. Ray Jackie. Mo partono 5, mancano 20 carte, partano. Guarda, flex. No, non parte niente. Attenzione, non parte niente, non parto manco io però. Bello, bello, siamo tornati indietro nel 2005, quando facevi il buco nero. Il bando solo quando è un livello 8, grande bando. Niente, qui ci voleva da pescare, c'è cioè da far pescare il destino. Se non fa pescare il destino, qui si vince. C'è poco da fare. Per oggi volevo far vedere sto mazzo, però ancora non riesco a far vedere quello che può fare. Può fare veramente un botto di cose sto mazzo. Però non trovo nessuno che linka o extra linka o fa qualcosa del genere. Dai, vabbè, pesco sono interrotto Kaiju. Vinci bestia. Cioè, c'ho tipo un botto di carte e non le ho ancora viste, non so come sia possibile, pesco sempre le stesse. Sì, avrò pescato 15 carte da quando ho iniziato la live. So 15 carte che pesco sempre queste, pesco sempre queste. Attenzione, incredibile.
Purtroppo è persa. Eccolo, spirito oscuro della malvagità. No, vabbè, ma è fortissimo. Ma questo non è svincolato, eh. Cioè, spirito oscuro della malvagità è un supporto per svincolare. Ma sono fortissimi, porco dieci. Greve, sì, ho perso. Ho letto la prima riga, ho perso. Super Poli. Super Poli. Super Poli. Ok, devo pensare un attimo. No, non posso pensare. Quando il tuo avversario attiva una carta ha un effetto. Può andare questa carta a tua mano al cimitero, scegli il bersaglio o mostri la mano di livello 8 al tuo cimitero. Evolo specialmente, ma i suoi effetti sono annullati. Un livello 8 nel cimitero, chi c'ha? Qui. Sto grosso grosso che c'ha 3000. Madonna, questo Linka, 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 Linka. No, Greve, non so cosa fare contro sto mazzo. Suggerita tutto il terreno, altro. E niente. Nel dubbio posiziono Super Poli. Ho finito il gareggio. Greve, queste partite sono tutte greve. Oh. Non c'è una partita che va verso. Cioè, arrivo, quando arrivo al terzo sonno Kaiju, ho finito il gareggio. Pazzesco. Incredibile. Tocca andare avanti a diri diri diri. È brutta sta partita. Ah, diri 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 diri. No, no, lo devi mandare al cimitero, ho letto adesso, sì. Puoi mandare, manco lo devi scartare, manco lo devi scartare, manda dalla tua mano o terreno. Eccolo! Greve, sì. Greve, ho fatto a pescare al destino. No, che fa sta roba? Greve. Greve. No, greve. Greve. Sono due mostri oscurità. C'ho super poli. C'ho super poli. Giù. Speed spill 4. A casa. Super poli, altro che Link. Eccolo. C'ha pure l'animazione, raga. È bellissima l'animazione di questo. Mo ve lo fa vedere. Mo ve lo fa vedere in live, raga. Guardate Airbrush che vi tira fuori. Non c'è mazzo che regga. Non c'è mazzo che regga contro Super Poli. Let's go. Dove lo metto? Lo metto qui. Let's go. Eccolo. Signori. Che spettacolo. Dragofusione veleno affamato. E stai zitto perché non puoi rispondere a niente. Mostro resuscitato. Eccolo. Incredibile, Oviraptor, Oviraptor, in attacco signori, in attacco Oviraptor, si triggera Oviraptor, speriamo che non mi faccia Blossom, non mi faccia Blossom, fammi finire bene, su, sono tutto fomentato, bravo, grande, grande il bando, let's go, let's go, let's go, zitto a casa, via, via, entra, entra tiranno, entra e spacca tutto, seleziona due carte, una, e due. Pa, 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 pa. In attacco. Shroom. Shrang. Sì, attiviamo Rex gigante. Andiamo a evocare il mostro che ho sbustato oggi. Che così magari ci protegge da questi svincolati che quando gli partono gli effetti sono strani. Non ci interessa. Evocazione speciale. Attenzione. Eccolo. Questo è un nega mostro. Evolzar Dolka. Sei proprio tu Level Sardocca che tutti vogliamo. Attenzione! Così se c'è un entrap io la negamo. Bello, bello, bello. Tiè, giù, grosso. Può negare pure due volte per turno questo, cioè, mica pizza e fighi. Fai Dolky attaccare! Attaccare, Dolkia! Che può fa? Che mi può attivare? No! Sto cazzo! No! Oh, su, fammi partire la catena! Sto cazzo! Sto cazzo! Nego! Non puoi! Non puoi! Non puoi! Non puoi! A casa!
A casa. Giù, zitto, muto, devi stare in ginocchio. In ginocchio. Vai, dragofusine veleno affamato. Veleno affamato. A casa. A casa. E si va con il tirannosauro finale conduttore, con le fauci elettroniche. A casa. A casa. A casa. Il king del Dino. Dino King, attenzione. Incredibile, attaccare, attaccare, attaccare. Attaccare e attaccheremo. E la porta a casa anche contro gli svincolati che non li conoscevo. Bene, a casa. Cristo, c'ho il mazzo più forte di tutto il mondo. E la lista è mia, e la lista è mia, non l'ho trovata su internet come fanno tutti. Giorni e giorni di puro ragionamento per fare quel mazzo, e non ve lo faccio vedere perché poi magari qualcuno me lo copia. Comunque, grande. Dio sei a casa. Bella, bella. Bella partita. Questa la ricarico su YouTube.